Vola il San Nicolò che passa agevolmente anche al Rubens Fadini, conquistando la quinta vittoria consecutiva che vale il secondo posto in classifica. La scalata alla vetta è probabilmente solo rinviata, perché giocando come oggi con i giallorossi sarà davvero difficile per tutti fare risultato con la formazione di Massimo Epifani. Pomeriggio ancora una volta amaro e da dimenticare per i giallorossi, che ora dovranno iniziare a preoccuparsi con una posizione di classifica che non fa dormire sonni tranquilli. Ospiti in campo con una inedita maglia granata che alla fine risulterà profetica. Al sesto si vede subito il San Nicolò con Merlonghi che impegna in calcio d'angolo Zaccagnini. Passano due minuti e ancora Merlonghi si ritrova tutto solo davanti al portiere Giuliese, che lo ipnotizza respingendo ancora la conclusione dell'atleta teramano. Il Giulianova appare in difficoltà e così gli ospiti cercano di approfittarne continuando ad attaccare. Dei giallorossi nessuna notizia, con gli ospiti a fare la gara, i padroni di casa a difesa della loro metà campo. E così è una logica conseguenza il vantaggio del San Nicolò, che arriva alla mezz'ora quando Massetti crossa a centro area per Margarita, che non ha problemi ad infilare Zaccagnini. I padroni di casa protestano per una posizione di fuorigioco di Massetti, con il direttore di gara che convalida senza esitazioni. Per l'ex teramano è la settima rete stagionale. La differenza di valore in campo appare evidente. Ai giallorossi non basta la buona volontà, con la formazione teramana a controllare senza problemi, trovando poi al 41esimo anche un colpo di testa fuori misura dell'onnipresente Merlonghi. La ripresa si apre come il primo tempo e con gli ospiti pericolosi. Al terzo Massetti chiama al salvataggio in angolo Zaccagnini. Sugli sviluppi del corner Margarita ispira Merlonghi, che questa volta non sbaglia, segnando il gol del 2-0. Al nono si vede per la prima volta la squadra di casa con Giampaolo, che in area ospite vede la sua conclusione murata da Brighi. È il segnale che per il Giulianova non è giornata. I padroni di casa però non si arrendono e al 15esimo è Cerasi a sfiorare il palo dai 20 metri. La squadra di Francesco Giorgini preme, al 20esimo De Iorio si divora il gol del 2-1. Anche la dea bendata volge le spalle a Ferrante e compagni, che rispetto al primo tempo sono però più vivi, ma che subiscono poi al 32esimo il terzo gol ancora dello scatenato Merlonghi, che con un tiro violento non lascia scampo a Zaccagnini. Gara in ghiaccio per gli ospiti, che rischiano al 35esimo con un tiro cross di Ranieri che sorvola di poco la traversa prima del palo su punizione al 47esimo di Lazzarini. Per il San Nicolò è un successo che vale davvero oro. Epifani, quinta vittoria consecutiva, San Nicolò al secondo posto. Oggi una vittoria, lo possiamo dire, forse più semplice del previsto? No. Semplice no, assolutamente, perché nonostante loro hanno tanti ragazzi giovani, però io conosco il Fadini, diventa sempre una partita difficile e particolare, quindi la temevo. Poi siamo stati bravi, l'abbiamo sbloccata e poi l'abbiamo amministrata benissimo, ed è la cosa più importante, che sono altri tre punti importanti che aggiungiamo alla classifica, che è la cosa più importante. Domenica c'è questa gara con il Faro, una gara che può valere anche il primato, ma continuando a giocare così San Nicolò è destinato a lottare per i primi posti, per i primissimi posti fino alla fine probabilmente. Ma domenica è una partita come tutte le altre, sicuramente è una partita di cartello, bella, ce la giochiamo con la mente libera, perché veniamo da 5 vittorie e abbiamo già 18 punti nella nostra classifica, quindi credo che sarà una partita bella. E ce la giocheremo con tutte le nostre forze per cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo fino ad oggi. Giorgini, una sconfitta con il San Nicolò probabilmente meritata, c'è stato il primo gol ospite in sospetto fuori gioco, però oggi probabilmente ci sarebbe stato poco da fare con questo San Nicolò, è d'accordo? Sì, a parte il primo gol poteva essere fuori gioco, però il San Nicolò merita di vincere la partita, è normale, noi nel momento che andiamo in svantaggio non abbiamo più la possibilità di fare gol, questo è sicuro, anche se i ragazzi hanno lottato, però quando trovo le squadre un certo blasone si nota. San Nicolò già era un'ottima squadra l'anno scorso, pure quest'anno, basti pensare che Micolucci sta in banchina quando con noi avrebbe il titolare inamovibile. I giocatori devono arrivare su, qua non è questione di un giocatore o due, qua ci sono secondo me 4-5 giocatori se vuoi lottare per salvarti, se no arriva a dicembre troviamo distaccati di tanti punti e non riusciamo sicuramente a recuperare, perché non è che io posso rimproverare i ragazzi, sì, posso l'impegno c'è stato, però dopo è normale, dopo ci serve la qualità.